Sono state moltissime le iniziative in questi 5 anni organizzate dai veterani del gruppo nazionale Leoni di San Marco della Marina Militare a sostegno dei due marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. E così ieri, in occasione di Santa Barbara, patrona del reggimento, Massimiliano Latorre, in attesa dell'arbitrato del 2018 che porrà la parola fine al caso dell'Enrica Lexi e fino al quale non potrà vedere il compagno Girone, ha deciso di incontrare i militari anziani per ringraziare del loro impegno in una prima e unica uscita pubblica del fuciliere dal suo ritorno in Italia e dopo la malattia. L'evento si è tenuto a Faenza, dove si sono radunati oltre 150 soldati in congedo da Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Veneto e Toscana, un evento a cui hanno partecipato anche il sindaco Malpezzi e il presidente del consiglio comunale De Tollis. Oggi è una giornata particolare perché innanzitutto è Santa Barbara, la nostra protettrice, poi sono felicemente onorato di essere qui tra voi e tra i Leoni del San Marco. È una giornata molto particolare, una giornata che non vivevo da tanti anni e questo ha un valore aggiunto. Queste persone sono le persone che più si sono spese per appunto la vostra battaglia, che effetto le ha fatto? Si sono spese insieme a tanti altri italiani, io non posso dire se di più o di meno, però insieme si vince.